Ciorito Simeone, un déjà vu come contro il Milan, entri nella panchina e la decidi di testa, che emozione è? Bello, perché è sempre bello aiutare ai ragazzi. Oggi è stata una bellissima giornata, abbiamo fatto molto bene. Ovviamente c'è una squadra che ha lottato fino all'ultimo e niente, ci siamo presi 3 punti molto importanti. In un paio di mesi stai vivendo veramente una serie di emozioni incredibili. Come te lo spieghi? Dov'è tutta questa energia? Dove l'hai trovata? Me lo dà il gruppo, me lo dà questa tifoseria che la vedo molto carica, e questo a noi ci dà molto, ci fa piacere e ci carica anche noi. Oggi hai visto tutta questa gente, a noi ci fa piacere e noi dobbiamo continuare per questa strada, e con questa tifoseria ovviamente ti aiuta tantissimo. C'è un'alchimia speciale con Napoli, con i tifosi del Napoli, è come se tu davvero fossi qua da anni, com'è questa storia? No, non lo so, io ho sempre detto che mi sento un po' come loro, un po' argentino, un po' italiano, nel senso che ho vissuto tanto tempo qua, anche quando ero piccolo, quindi mi sento un po' come loro, un po' qui, un po' là, un po' il Diego, un po' Italia, quindi forse sono nel posto giusto, non lo so, io continuo a fare il mio e continuerò a farlo come sempre. Ma non so cosa ti passa per la testa, che continui a fare gol ma continui a entrare alla panchina. Quando è che giochi titolare? Beh, l'importante è fare i minuti. Ho imparato tanto nel trascorso della vita nel calcio che quello che conta è la qualità del tempo. Mi è toccato tante volte poco tempo e farlo bene come oggi. Mi è toccato tanto anche fare tanto minuti e a volte non facevo niente. Quindi penso che la qualità del tempo uno deve sfruttare sempre quando il mister mi metterà. Siete lassù, davanti a tutti, qua non si può non parlare di scudetto, lo sai. Ma noi parliamo sempre di ogni partita, ogni voglia di voler migliorare, c'è sempre tanto da migliorare e noi ci concentriamo solo su quello. Poi che devo dire, Napoli è una squadra che sempre lotta per qualcosa importante, noi lotteremo sempre per ogni partita, lo continueremo a fare.